porti l'entrata, password e login. Ma adesso chi passa... non è iscritto non gioca. Ma com'è che bisogna iscriversi? Non me ne frega niente. Adesso Walter parlerà solo. Qua sopra deve mandare. Qua spazio di guarda la casa. Ma come... Chi è questo? Ciao, Paolo, allora intanto siamo giù i 25, quindi non abbiamo neanche le divise per tutti, perché ne abbiamo una ventina, quindi ci sarà anche la necessità di fare il cambio. Spero che qualcuno di voi abbia qualche calzettone, qualche pantaloncino in più, perché io ce la facciamo arrivare. Vedete, siamo in 25. Alla fine cosa siamo? 30 o 25? Facciamo due tempi da 30. Quindi ovviamente la matematica non è un'opinione, capiterà che qualcuno entrerà e poi gli si chiederà di uscire ancora. Quindi partite dal presupposto che nessuno ci... Sì. Ma cazzo sei qua? Ok, allora parti tu, ok? Number 4. Numero 4 ce l'ha Di Bartolo. Andrea, posso usare la mia? No, usa questa, non c'è il forno. Porta fortuna. 17? 17 io sarà... mi piace, a me piace il 17. Saracino. Spiega questa tanta grande. Ma è per mia moglie, mia 10. Costanzo. Numero pesante, qua ci vuole. No, no, vabbè, boh. Ah, vi dico già che se, nel secondo tempo il capitano lo fa Galati, eh? 9. E allora? 9 Saggese. Oh, spettacolo. Saggese 9. Mamma mia. Più pensato. E avete davanti Saggese e Paolo. Allora, io ho visto già quando abbiamo giocato con questa formazione qua. Andiamo giù di qua. Ho capito. Andiamo giù di qua. Ma riprendi dietro da davanti. Adesso incomincia a riprendere che scende. Dai, andiamo sì, qua. Adesso stiamo andando a scaldare. Di qua, ragazzi. Dove? Ancora 5 minuti, ragazzi. Vabbè, quella era la vecchia, secondo me, dove c'era Marco Van Bassi in saliva qua. Ma degli abbiamo più disperato, eh? Che sono persi. Facciamo la ci dobbiamo guardare. Sì, ma ragazzi con la gamba così modello, eh? Porca troia. Sì, in effetti potreste mettervi tutti con la gamba. Mettetevi bene, oh raga! La gamba così, la gamba così che è bella! Questa è bella, tutti abbracciati, dai! È vero? Aspetta, manca uno! Anche ne mancava uno! Un azzurro, Angelo! Un quarto e mezzo, cominci! Scala, scala, scala! Guarda un po' tu! Non guardare la macchina! Vai!
Siamo con il capitano Stefano Chinca di questa Nazionale Sport, qui questa sera a San Siro. Come siamo messi, Stefano? Ma siamo messi benissimo, ovviamente, grande emozione, bellissima festa, comunque giocare qui la scala del calcio, no? Si dice. Bellissimo, bellissimo. Il campo quest'anno in buone condizioni, l'anno scorso non era un granché, quest'anno direi che tutto è al meglio. Sì, sì, beh, per fortuna l'Inter non gli hanno fatto fare la festa dell'anno scorso, quindi il campo in perfette condizioni, poi quest'anno pare che si giochi anche qualche minuto di più rispetto all'anno scorso, che pure eravamo in tantissime, giustamente, e quindi quest'anno ci divertiremo per un po' più a lungo, diciamo. Giochiamo con l'Acli, facciamo un pronostico? Ma vinciamo ovviamente, vinciamo, mi limito al pronostico. Punteggio e marcatore. Guarda, un 2-0 alla fine del primo tempo con, dico, Saggese che si ripete dopo l'ottima punizione dell'anno scorso e uno Skriniar che infila la difesa. Ok, grazie. Ci vediamo dopo. Siamo con Claudio Arais, terzino di questa nazionale. Allora Claudio, che emozione è giocare a San Siro? Un'emozione indescrivibile, devo dire che l'avevo già provata l'anno scorso sempre con la nazionale, quindi quando fai le cose la seconda volta non è mai come la prima, però lo farei altre 100 volte. Ho detto prima al capitano un pronostico per questa sera? Non conosco gli avversari, però conosco i miei compagni, quindi credo che vinceremo tranquillamente. Gol e marcatori? Allora, beh, un gol lo fa Paolo, sicuro. Saltando il portiere a porta vuota e poi un altro lo fa Saggese. Saggese è già la seconda volta che viene nominato, ok, speriamo in bene. Siamo con Paolo Cataldi, bomber di questa nazionale. Allora Paolo, che emozione è giocare a San Siro? È un'emozione indescrivibile, veramente. Non ho mai avuto una cosa così bella. Dicono che siamo giocatori promettenti, il nuovo Cassano della Lombardia. Stasera lo ci fai vedere? Spero tanti numeri, li farò vedere. Facciamo un pronostico per questa sera? 2-0, un gol io e un gol Saggese. Saggese tutti lo dite, speriamo in bene. Ok. Siamo con il mister Davide Maggiore, team manager Massimo Biasio, quest'oggi in veste anche di giocatori. Mister, che emozione è? Beh, è una bella sensazione giocare in questo stadio, non capita tutti i giorni, siamo qui la metà di mille, ma vedremo di divertirci e giocare tutti comunque stasera. Squadra ovviamente al gran completo questa sera, non c'erano dubbi. Come la vedi questa gara con l'Acli, Massimo? Ma io la vedo bene, penso che siamo veramente messi bene un po' in tutte le zone del campo, quindi prevedo un bel risultato, ma soprattutto una giornata di sport, di amicizia, di unione. Devo ringraziare ovviamente lo Sportland per aver realizzato questa la cena dopo, eh? La cena la paghiamo. Sì, vabbè, no, no, però era giusto ringraziarlo, insomma. Comunque non dico il pronostico, però la vedo molto bene. Mister, fai tu un pronostico a questo punto? Vabbè, io vengo qui per vincere, mica per perdere. Quindi diciamo, quindi 2-1, dai. 2-1 marcatori? Non dimmi che tu sei Saggese, che saresti il terzo, quindi. No, 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 ti dico due gol di Paolo Cataldi. Massimo? Saggese e Cataldi. Bene, 2-0, ok. Siamo con Augusto De Bartolo, giocatore nazionale, Valerio Spinella, nostro supporter, nonché elemento di Sky, che questa sera è qui con noi a fare una ripresa. Allora Augusto, che emozione è giocare questa sera? Ma guarda, per chi ha sognato di fare il calciatore da piccolo, credo che questo sia il coronamento di un sogno. Io ne approfitto per ringraziare Valerio, che è un po' il factotum del Radico. Il Radico mi ha dato la possibilità di vivere squadra di calcio a 7, no? Esatto, esatto, mi ha dato la possibilità di vivere una serata così come questa, che mai avrei sognato, ecco. Allora Valerio, tu lavori a Sky, sei, come diceva giustamente Augusto, il rappresentante, il dirigente tutto fare del Radico. È un'emozione comunque, penso anche per te che lavori a un certo livello, poter essere qua questa sera, no? È un'emozione e è un piacere quando si tratta comunque di vedere un compagno come Augusto, sinistro al tritolo, decisivo in tutte le nostre partite. Alla fine Sportland realizza i sogni e oggi Augusto realizzerà il suo con un gol all'incrocio su punizione. 1-0 quindi? 1-0 De Bartolo. Ok, tu Augusto cosa dici? Ti stai toccando magari per un po' di scaramanzia? Ma la scaramanzia non è mai troppa in questi casi, ma io sbilanciamoci, dai. Di solito Valerio predice bene il futuro, quindi 1-0, io mi fido di quello che dice lui. Ok, questo Radico sta andando bene a Coppa Primavera, no? Coppa Lombardia. Stiamo andando forte a 7, anche perché con l'acquisto di Augusto abbiamo praticamente, con lui in campo abbiamo sempre vinto. Ma se Augusto è impiegato con la nazionale cosa fa?
in quella serata? Per fortuna abbiamo giocato ieri, se avessimo giocato domani non ve lo avrei lasciato. Ah, col cane, qui il mister è peggio di Cappello di una volta ai tempi belli del Milan. Bisogna fare i conti con le società anche. Giustamente, ok, ringraziamo Augusto e l'amico Valerio e in bocca al lupo. Siamo con Antonio Staggese, il bomber di questa nazionale sport. L'anno scorso tutti si ricordano il tuo gol qui a San Siro, questa sera? Questa sera devono fare gol in tanti, ce lo faccio io bene comunque, sono contento. Dici un po' l'emozione giocare qua questa sera? Ma giocare a San Siro è bellissimo, cioè penso che chiunque voglia giocare a San Siro, no? Quindi tutto a posto. Il campo quest'anno è anche in buone condizioni rispetto all'anno scorso, quindi non abbiamo scuse. Campo splendido. Un po' tardi, Un po' tardi, quello sì, però insomma. Il campo è bello, sì. Siamo con Andrea Vasa, giocatore della Nazionale Sport, nonché giocatore del Brera Calcio. Allora Andrea, che emozione è giocare qui questa sera? L'emozione è incredibile, anche perché io a San Siro non sono mai entrato in campo, sono venuto giusto qualche volta a vedere le partite, e ora sono dall'altra parte, più che un'emozione. Tu giochi spesso all'arena con col Brera, però penso che non ci sia paragone da fare con San Siro a partire dal manto. No, a partire dal manto soprattutto, ma poi è un'altra cosa, qua siamo nel tempio del calcio italiano, quindi per me oggi giocare qua è più che un'emozione, come ho detto prima. Tuo compagno ha fatto un pronostico, tu cosa ci dici? Ah, vinciamo per forza. Gol e marcatori, dai, sbilanciamoci. Saggese doppietta. Siamo con Luca Bensaia alla destra di questa nazionale. Allora Luca, come stiamo questa sera? Bene, anche se abbiamo dato qualche cosa ieri sera perché abbiamo giocato con Man in Black, però bene, tutto sommato non si potrebbe non stare bene quando si gioca a San Siro, insomma. Sta per iniziare la partita, quindi facciamo subito battuta finale, pronostico. Pronostico, vinciamo noi sicuramente, devo dire anche il risultato? Assolutamente sì, marcatori anche. Saggese 2 e poi la metto Saggese io. Tutti lo dicono, no? E poi la metto io. Ok, speriamo in bene. E tu cioè, sai già se sono le prime che non ci sei, dice no, non vediamo. Ginocchio sinistro su, con la mano sul ginocchio, pure. La Francia è pronta, l'hai vista? Posso? Vai? Aspetta un attimo. Basta? Ok? Dai. Ciao, buona partita ragazzi. Buona partita. Vai. Basta, grazie, devo riprendere, se no.
Vai, bravo Ricky. Che buona! Dai, saggio! Dai, saggio! Ah, saggio! Minchia. Dai, vai, Gusto! Occhio! Dai, Paolo, mettila giù, mettila giù! Dai, veloce! Dai, Paolo! Ma no! Mettila, mettila, saggio! Vai, saggio! Buonanotte! Dai, Paolo! Bravo! Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. No, 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 non c'era. Non c'era, non c'era.
Dai veloce che Gino dà la pasta che cresco. Dai Fausto, grazie. Grande soffiamo. Ora? Bene, eh? Uno si è andato, hai fatto un gol talmente veloce che non sono riuscito a riprenderlo, cazzo. Ale, dove vai? Vai, Giulì! Devo mandare la prima. Rinvio, cazzo, avete fatto fare. Spero, alla fine sento, lo rinvio lo stesso, anche se non serve. Mando a passo a farla col portiere che ci ha eliminato quest'anno. Che è una lippa. No, mi sono appoggiato, poi vedevo che scappava, mi sono sbagliato sempre di giù. Bella! Vai, vai!
Avanti ragazzi. Luca, la prossima. Grande Marco! Quelle velocità qua si rimbalza ragazzi. Puttana Eva. Capitano, un applauso rappresentativo anche. Grazie. No, il capitano della squadra. Prendiamoci il campo con la coppa. Signor arbitro, Peppe. Peppe. Andiamo. Andiamo. Bravi tutti. Mario. Poi magari mi devo prendere. Vabbè, tanto sono rimasto. Guarda. Guarda, sono Mourinho, va a fare. Ma raga. Hai sposto bene. No, no, adesso. Lui è uno che sta domanda se. Sì, sì. L'avrà visto. No. Ah. 13 sono tutti idee su questo campo. Io sinceramente mi supporto bene. Io non sono stato in piedi. Girate le cose. Vi aspettiamo per i prossimi campionati sport di calcio 5, calcio 7 e calcio 11. I campionati dove Fair Play conta per davvero. Where's that middle cool?